Quando si inventano falsi miti, quando si crede che qualcuno sia un uomo di prestigio e quindi sia diverso dagli altri e possa irrompere, o perché il prestigio è dato dalla potenza, quindi irrompe Berlusconi, irrompe Renzi, irrompe Grasso, irrompono in trasmissioni al telefono, irrompono. Poi il conduttore riesce più o meno a controllarli e talvolta perfino ad azzittirli. Capitò una volta con Berlusconi azzittito da Santoro. Non so se sia giusto o sbagliato, ma quell'eruzione vuol dire che non è previsto che uno sia ospite, però si sente evocato e vuole reagire subito. Capitò quando, caro Giletti, io parlai delle scorciatoie dicendo che tutte le persone, anche quelle capacissime, preferiscono talvolta una scorciatoia se devono fare un lungo percorso per non arrivare poi ad avere alcun risultato. E parlando di Ruby, che è indicata come il massimo del male, dissi che la scorciatoia che poteva aver preso lei, sia pure con tutti i giudizi che uno vuol dare sul piano morale, era quella che le aveva consentito di avere accesso al potere. Quindi era ben contenta. Non era certamente stata coartata, di sua scelta era andata da Berlusconi. Processi, processi, processi. A quel punto si alza una giovane ragazza, Emma, una brava cantante, che ha lavorato con la De Filippi, la quale dice: "Ah, che schifo le scorciatoie, che schifo." E io a quel punto, in quella discussione, tu e lì il conduttore, era ancora la Rai, dico: "Ma in fondo anche la De Filippi è arrivata a grandi risultati, è molto brava, ma ha trovato la scorciatoia di una protezione attraverso Costanzo." Io andavo la sera alla trasmissione di Costanzo, c'era anche lei, poi io andavo via e lei rimaneva con Costanzo. "Ah, si insulta una grande professionista, come osi citare il suo nome? Lei ha tutto il suo merito." Sì, un merito che però è stato favorito dall'amicizia con Costanzo. Mentre lui ormai aveva perso la testa, tu, caro Giletti, improvvisamente chiama la De Filippi. Qualcuno lo ricorderà e dice: "Ha ragione Vittorio, ha ragione Vittorio. Io ho trovato una scorciatoia." Io rimanevo con Maurizio, aver avuto una relazione con lui e poi sposarlo mi ha sicuramente aiutato. E quella scorciatoia fa parte delle tante cose. D'altra parte, non sposò la Loren Ponti? Non era una scorciatoia avere un produttore per marito? E nessuno ha mai pensato del merito di discutere il merito della Loren o il merito della De Filippi. Quello per te fu la misura, che quella irruzione ti aveva messo nell'angolo. Questa volta irrompe da te, caro Giletti, adorato come un dio per la sua credibilità. Hai parlato infatti del trattato Stato-mafia, trattativa, anzi non un trattato, che quello sarebbe stato comunque sottoscritto, una trattativa che è stata presunta, immaginata con processi spesso arrivati a conclusioni che lo hanno smentito proprio da Di Matteo e prima di lui da Ingroia. Ingroia è sparito. Ingroia è sparito. C'è una richiesta di 4 anni di carcere per come ha usato i soldi dell'ultima funzione che ha avuto in una società che è stata da lui presieduta su indicazione politica di Crocetta. Quindi Ingroia era adorato, oggi non c'è più, è sparito. Di Matteo ha preso il suo posto e quindi è un idolo per te, per cui se chiama Di Matteo, più ancora che se fosse un politico con la sua credibilità e il suo prestigio, viene subito accolto. E quindi, mentre tu parli dei mafiosi liberati, lui ovviamente cade giustamente in una materia che conosce bene, e ti dimentichi di dire che non c'entra Bonafede, non c'entra il presidente del DAP, cioè quello che ha la direzione delle carceri. Tra l'altro si è dimesso. Guarda, non ha il potere di scarcerare nessuno, potrebbe avere forse la possibilità di indicare una sede in cui vadano invece che agli arresti domiciliari i mafiosi che sono stati liberati, ma chi li libera sono i magistrati. Io ho parlato a lungo con Bonafede, Bonafede ha detto: "Io non posso fare niente." Certo, poteva fare un decreto in cui indicava una categoria, come ho suggerito io, cioè quelli che sono in carcere senza processo, con carcerazione preventiva, talvolta durano più di un anno. Era una categoria, almeno 20.000 persone che sono in carcere, quindi assiepando e occupando e affollando le celle a danno uno dell'altro, ma non ha scelto questa strada e quindi i magistrati singolarmente hanno accolto alcune domande
qualcuna delle quali riguardava, pare due, dei mafiosi che sono stati liberati. Scandalo, protesta di Giletti, telefonata all'improvviso di Di Matteo, che non parla di questo, parla del fatto che evidentemente era un rapporto privato e confidenziale. Il ministro lo ha ricevuto perché lo aveva invitato a scegliere fra due possibili incarichi, quello di direttore degli affari penali e quello di direttore del dipartimento della, penitenziari, e il DAP, e alla fine ci rivela che quando lui aveva pensato di diventare direttore del DAP, l'altro gli aveva detto: preferisco che lei faccia, e questa cosa, che è una cosa confidenziale e privata, entra in televisione, naturalmente, ma senti, ecco, senti, questo uomo di grande prestigio, che è stato accolto, questa personalità straordinaria, che con voce sommessa dice una cosa privata, la rivela al mondo per sputtanare Bonafede. Ebbene, per la prima volta io sto con i 5 Stelle, sto con Bonafede. Un ministro che ha ricevuto una persona e gli ha parlato a cuore aperto, e l'altro che improvvisamente rivela una indiscrezione che doveva essere tenuta nel segreto dei rapporti personali, senza alcun testimone, dicendo: non mi ha più voluto dare quel ruolo, ho preferito darlo a Basentini. Basentini che si è dimesso senza colpa, attraverso la pressione psicologica che anche Giletti ha avuto con la sua trasmissione, in cui lo incolpava di colpe che sono dei singoli magistrati che hanno liberato i singoli mafiosi. Loro hanno deciso, non può decidere né il capo del DAP né il ministro, nessuno dei due, perché c'è l'autonomia assoluta del magistrato nella sua azione giudiziaria e quindi anche delle scelte su chi liberare, anche per ragioni sanitarie, che poi sono quelle che valgono più principali. La cosa principale è che uno non è che se è mafioso non deve essere curato. Quindi, di fatto, questo è un principio elementare che però qualcuno non piace. Siccome sei mafioso, poi stabiliamo la pena di morte. Invece di tenere Lina in carcere e in un ospedale in cui con l'occhio, come dice Grasso, può fare chissà che cosa anche se è moribondo, uccidiamolo! Uccidiamo i mafiosi! Uccidiamoli! Perché non hanno più i diritti. Ma siccome sulla base dei diritti si aprono mille battaglie in cui non voglio entrare, l'indiscrezione, la voce melliflua del dottor Di Matteo, che io sono certo finirà esattamente come Ingroia, a un certo punto dimenticato. Ingroia era il Di Matteo di qualche anno fa, Ingroia era l'eroe antimafia, adesso ci si vergogna perfino a citarlo. Di Matteo, con la trattativa Stato-mafia, ha inventato una tipologia su cui ancora si sta indagando, non ha stabilito una verità che può essere molto discussa, avere in qualche modo incriminato Conso, grande magistrato e grande uomo di cultura, aver incriminato Scalfaro e Mancino in alcuni casi ha portato al fatto che poi si siano riconosciuti Mancino, per esempio, innocente, come anche Calogero Mannino. Quindi questa trattativa, caro Giletti, non è ancora dimostrata, è nella mente di Matteo, il quale, con la sua aria sommessa e con una grande credibilità, mette nello sconcerto il povero Giarrusso, che cercava di difendere il ministro. Il ministro poi a quel punto, anche lui, chiama. Improvvisamente la televisione non è più fatta di inviti, ma di persone che irrompono. Irrompe il ministro e, Cairo forse era distratto, Giletti lo interrompe, non gli consente di spiegare fino in fondo che non ha fatto quello che dice, quello che pretende di dire, con un'iscrizione intollerabile perché viola un rapporto personale con il ministro, quello che ha detto Di Matteo. E cerca di spiegare che lui gli ha offerto il posto più importante e poi lo ha ricevuto una seconda volta e questo ha detto: preferirei questo, ma non ha detto che aveva già scelto Basentini, come ha accusato Di Matteo che abbia deciso o che sia stato condizionato a decidere Bonafede. Questa è l'accusa: ha scelto Basentini, e poi non si capisce che l'abbia fatto di male invece di me, perché Basentini era più conveniente ai mafiosi, un'accusa intollerabile. Bonafede deve difendere il suo onore, sto con Bonafede, sto con il ministro, non mi piacciono quelli che dicono pettegolezzi, indiscrezioni. Hanno evidentemente preso dai pentiti per cercare di raggiungere il consenso dicendo: il potere mi ha impedito, i 5 Stelle, come? E ha negato la verità. C'è un'audizione, c'è un intervento che ricordo benissimo, in cui Di Matteo dice, possiamo trovarlo, che i 5 Stelle hanno scelto rispetto alla giustizia la linea giusta. E che mentre Forza Italia, Berlusconi mafioso, tutto quello che ha sempre detto attraverso argomenti e dimostrazioni, peraltro non concrete, ma invece i 5 Stelle, lo ha detto lui, lo ha detto, ha fatto un discorso che era una dichiarazione non di appartenenza, non ha detto sono iscritto, ma una apertura di credito e una
come dire, dichiarazione di stima e di considerazione per il programma dei 5 Stelle. Lo ha detto lui. Quel programma è quello che noi condividiamo. Lo ha detto in maniera precisa. Ha fatto una apertura così precisa che qualcuno ha pensato che nel mondo politico quello fosse il suo unico possibile riferimento, senza per questo dire che era iscritto ai 5 Stelle. Io oggi sto con i 5 Stelle, che non possono sopportare di vedere un magistrato pentito che si pente di loro e cerca di sputtanare un ministro, il quale gli ha semplicemente proposto due opzioni. E di quelle due opzioni, quella che forse avrebbe preferito Di Matteo, non gli ha detto non te la posso dare perché l'ho promessa a un altro, non l'ha ritirata, ha cercato di discutere. Quell'altro cosa fa? Dice che prima di decidere si doveva consultare con i familiari. Ma se mai visto una persona, un individuo, che per assumere un lavoro, per fare il professore, per fare il critico d'arte, per andare in televisione, per fare il magistrato, si consulta con i familiari? Ma ti puoi consultare con i familiari su una casa da 100 metri quadri o 150, ti puoi consultare per il posto dove devi andare in vacanza, non è che ti studi sul tuo lavoro. Dice, mi consulto con i miei familiari per sapere se è meglio che io vada al DAP o se è meglio che io vada alla direzione degli affari penali. Ma che roba è? Ma che palla è? Ma come può una persona dire cose di questo genere con Giletti, la credibilità, il prestigio, e trattando il povero ministro come se fosse un delinquente che ha mentito? Il ministro non ha mentito. Non voglio dire che abbia mentito Di Matteo, non lo so, ma siccome le parole sono una davanti all'altra, non ci sono testimoni, credo che rivelare una conversazione privata, fare un'indiscrezione dicendo una cosa o l'altra, sia una cosa che ripugna alla dignità di un uomo. Questo dico. Quindi onore a Bonafede, che ha fatto quello che poteva, che ha cercato il meglio per la persona che stimava, che forse stimerà un po' di meno, e dall'altra parte un pentitismo serpeggiante. Dice, vi rivelo io il pettegolezzo, vi rivelo io che volevo andare al DAP e loro per le intercettazioni mi hanno preferito Basentini. Una cosa talmente malinconica che segna l'inizio della decadenza di un uomo. Abbiamo visto decadere Ingroia? Non si poteva pensare. Da ieri abbiamo visto decadere Di Matteo. È passato dalla funzione giudiziaria al pettegolezzo, alla rivelazione di fatti che erano soltanto una conversazione fra lui e il ministro, che doveva rimanere riservata nel nome dell'onore di due uomini che hanno uno la parola davanti all'altro. E a questo punto non so chi abbia mentito. Non voglio dire che ha mentito l'uno o l'altro, ma certamente Bonafede ha smentito Di Matteo, il quale ha dichiarato una cosa che secondo Bonafede non corrisponde al loro dialogo. Quindi onore ai 5 Stelle, difendete Bonafede e pensate che uomini come Di Matteo non fanno la storia, a malapena fanno la cronaca.